Dal cinema alla musica, vedete, c'è una chitarra in studio, non vi svelo di più. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Buonasera Fabrizio Moro, benvenuto al TG1, grazie ciao, per ciao. Essere con noi. Ciao, non mi avete fatto niente, vittoria a Sanremo nel 2018, oggi però sei qui perché è in uscita il nuovo album di Fabrizio Moro, La mia voce, volume secondo. Un album in cui parli d'amore, ma un amore diverso, o sbaglio? Di amori, parla di amori costruttivi e amori distruttivi. Entrambi servono per completarti come essere umano, ovviamente, sia gli amori positivi che quelli che io reputo invece tossici. E, anzi, a volte purtroppo sono proprio le storie d'amore che vanno male, che ti insegnano di più rispetto a quelle che ti rendono felice. Quindi c'è molto di tuo in questo album? Beh, c'è molto di mio, di tutto quello che è accaduto in questo arco di tempo della mia vita. A proposito di tempo passato, invece spostiamoci al futuro. Progetti, so che ce n'è uno in particolare che annunci qui stasera al TG1. Allora, è appena finito il tour, quindi quest'estate non suonerò perché sarò impegnato sul set del mio secondo film. E intanto stiamo preparando degli eventi molto importanti per il 2024. Tra cui? Non si può dire. Non si può dire. Ancora no. Ancora non posso raccontare di più. A proposito di amore, qua mi hai ricordato un grande successo. Che cosa hai provato mentre la scrivevi? Tu sai che cosa ti sto chiedendo e poi se ce ne fai ascoltare un pezzo. Allora. Portami via. Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno. Dai riflessi del passato, perché torneranno, dai sospiri lunghi, per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte, quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è, imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni violenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. È una canzone importantissima per molti, ma soprattutto per te, immagino. È dedicata a mia figlia questa canzone, all'amore della mia vita, quindi è particolarmente ispirata. E anche questo significa guardare al futuro. Grazie, grazie, grazie Fabrizio Moro per essere stato con noi. Grazie a voi. A tutti voi una buona serata. Bruno Vespa, 5 minuti. Grazie per averci seguito, arrivederci.